Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo l'unboxing e un breve hands-on dedicato a un prodotto molto interessante, ovvero il Sony Xperia Tablet Z. Si tratta della proposta 2013 di Sony per quanto riguarda il mondo tablet e è disponibile da qualche settimana sul mercato in tre versioni. Due sono Wi-Fi da 16 GB o 32 GB, mentre quella più costosa è dotata addirittura di connettività LTE. Il modello da noi in possesso è il Wi-Fi da 16 GB. Adesso appunto vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Abbiamo ovviamente il tablet Z, che è veramente ultra sottile, soltanto 6,9 mm se non erro, e da notare come in realtà la dotazione è ridotta all'osso. Infatti abbiamo semplicemente un cavo dati USB micro USB, abbiamo un caricabatterie con ovviamente porta USB e poi abbiamo i classici manuali che ci interessano molto molto poco. Il tempo di configurare il device e quindi vi daremo le nostre prime impressioni. Ed eccoci qui con Xperia Tablet Z fresco di prima configurazione e devo dire che il primo impatto è assolutamente molto positivo, in quanto il sistema risulta essere molto veloce e reattivo in qualsiasi frangente. Il merito va ovviamente allo Snapdragon S4 Pro, ovvero la potente piattaforma quad core con 2 GB di RAM, ma a mio avviso anche merito del touchscreen, che è uno dei più sensibili e precisi che abbia mai provato. Altro punto di forza che di primo impatto colpisce molto è il display, un 10,1 pollici con risoluzione Full HD e soprattutto tecnologia Mobile Brave Engine 2. Queste che vedete sono alcune delle foto che Sony precarica per rendere l'idea della bellezza del display. Devo dire anche che i neri sono molto profondi, purtroppo in questo momento voi non potete rendervene conto perché tende a riflettere molto, almeno sulla mia cam, però vi assicuro che la resa è assolutamente fantastica. Poi a bordo abbiamo ovviamente Android in versione 4.1.2, ovvero Jelly Bean. Vi dico anche che appena ho connesso il tablet al wifi mi ha scaricato un aggiornamento da circa 3 mega, quindi penso di avere proprio l'ultima versione pensata da Sony per questo tablet, almeno per il momento. Si tratta di fatto di un Jelly Bean un pochino personalizzato, infatti vedete abbiamo un modo diverso di personalizzare la home e idem anche la gestione del multitasking, che in realtà è molto simile, però cambia sempre un po' a livello di grafica. Vi faccio anche vedere un po' Chrome, che è il browser di stock appunto preinstallato. Si comporta molto molto bene. Ovviamente se poi a voi non piace potete tranquillamente installare un alternativo dal market. Comunque sembra che Chrome sia veramente molto performante. La leggibilità è ottimale, non serve nemmeno zoomare, però nel caso potete anche farlo. Un'altra cosa molto interessante è la possibilità di collegare un DualShock 3, ovvero un gamepad della PlayStation 3, ovvero questo controller qui. Non vi farò vedere adesso come funziona, però vi prometto che ve lo farò vedere o nella video recensione oppure a parte in un focus. Vi dico soltanto, vi anticipo che funziona veramente molto bene. Il dispositivo è waterproof, quindi resiste all'acqua, quindi alle immersioni acquatiche fino a 1 metro di profondità per 30 minuti, e questo diciamo dà l'idea dell'ottima costruzione di cui è dotato questo tablet. Infatti è un tablet veramente molto solido, esteticamente molto ma molto bello, raffinato, con linee molto pulite e soprattutto impressiona per lo spessore, soltanto 6,9 mm, quindi veramente super sottile. Se non è il tablet più sottile al mondo, diciamo poco ci manca, diciamo uno dei primi tre. Insomma, questo era un primo hands-on dedicato ad Xperia Tablet Z. Prossimamente testeremo a fondo il device. Se avete domande e curiosità, potete tranquillamente farcele attraverso il canale YouTube oppure attraverso il sito o tramite email. Noi siamo assolutamente a disposizione. E con questo è tutto. Quindi vi rimando alla video recensione. Un saluto da Matteo di Android Geek.